È stato il paese che ha dato il via ai moti della primavera araba. Le code di oggi davanti ai seggi testimoniano il grande desiderio del popolo tunisino di completare la transizione democratica e di avere un governo stabile che assicuri la ripresa economica ed occupazionale. Circa 5.300.000 elettori sono chiamati alle urne per votare i 217 deputati dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo. Non vedevamo l'ora che arrivasse questo giorno, dice un tunisino. È come una festa nuziale. È la seconda volta che votiamo e dobbiamo parteciparvi tutti per il bene della Tunisia. È naturale che siamo felici, dice un'altra elettrice. Speriamo che andrà meglio dell'ultima volta. L'organizzazione funziona e tutto è chiaro. Si prevede un testa a testa fra il partito islamico e Ennahda, uscito vincitore dalle prime elezioni libere del 2011 e costretto a lasciare il potere all'inizio dell'anno, a seguito di una grave crisi politica, e i rivali laici del Nida Tunis. Sono elezioni blindate, con circa 80.000 poliziotti e militari impiegati per fronteggiare la minaccia terroristica di gruppi jihadisti.